siamo l'unica regione in Italia che ha un sistema aeroportuale polverizzato, frammentato, un po' per le spinte improntate ad egoismo, un po' perché è mancata finora l'azione di impulso. Noi stiamo lavorando per raggiungere questo obiettivo. La Puglia ha un solo sistema aeroportuale in tutta la regione. Noi pensiamo di arrivare con i 6 aeroporti, o almeno con 4 aeroporti, a 2 sistemi, uno occidentale e uno orientale. Ci stiamo lavorando, ma intanto l'aeroporto di Trapani Birgi deve diventare competitivo, e in questo senso il governo con l'assemblea regionale stanno lavorando, e attraverso l'attuale società di gestione sono stati raggiunti oggi tappe significative. È un lavoro che stiamo portando avanti. È chiaro che dall'estate abbiamo già iniziato con alcuni voli. Ci aspettiamo un forte incremento a partire da novembre, grazie, ribadisco, alle gare che abbiamo aggiudicato ieri, e per poi ripartire dall'estate prossima per un ulteriore triennio. Il mio obiettivo è attestare già direttamente nel 2021 circa 1.000.000-1.200.000 passeggeri.